Buonasera, siete collegati con lo studio online di Pineta Oggi TV eh, due gli argomenti il fortissimo maltempo che si sta battendo in queste ore a Genova e il caso teleiato, una televisione molto nota, una televisione regionale, eh, locale, regionale in, in, terrestre eh, che praticamente rischia di non avere più le frequenze ma andiamo per ordine, ci spostiamo adesso a Genova che è colpita come dicevo da questo fortissimo maltempo in eh, Genova è strage eh, secondo il comune eh, si parla eh, già di sette morti la zona di fereggiano risulta la più colpita dal torrente omonimo praticamente c'è una fortissima pioggia raffiche di vento tuoni fulmini le strade allagate le strade sono come dei torrenti di fatto praticamente i tombini eh, sono in condizioni di non ricevere più acqua eh, tutti, tutte le tubature sono andate in pressione, praticamente questi eh, tombini, oltre a non ricevere acqua, ne buttano fuori di fatto. Eh, I bus sono blocca bloccati in gran parte della eh, città, la sede eh, regionale della Rai TV è praticamente isolata e senza corrente elettrica a causa dell'acqua. Che ha invaso tutti gli impianti elettrici, le centraline, di conseguenza i giornalisti sono rimasti anche senza computer. Malgrado eh, questo, continua ugualmente a svolgere perfettamente il, il lavoro di informazione. Si raccomanda ai cittadini di salire sui piani alti delle case e di non uscire. Assolutamente, eh, il tempo, le condizioni di meteo sono in peggioramento. Eh, per maggiori informazioni vi possiamo anche indicare il sito eh, di Primo Canale, una televisione che sta praticamente informando in modo capillare su eh, cosa sta eh, succedendo in eh, Liguria, in modo particolare a Genova. Maggiori informazioni appunto su primocanale.it. E qui è inevitabile... Un uh, pensiero in una zona d'Italia che si trova addirittura sotto il livello del mare, sotto il livello della laguna, si parla di circa 1,40 m sotto il livello della laguna, mi riferisco nella parte orientale della provincia di Venezia, la zona dell'aeroporto Marco Polo dove si vuole fare una mega cementificazione e quindi vi lascio immaginare che cosa potrebbe succedere in caso di forti acquazioni, di questi muri di acqua che si abbattono un po' come è successo anche nel vicentino e nel Padovano circa. Un anno fa. Dunque, inevitabile parlare di tragedie annunciate, queste sarebbero. Ecco che non a caso, giustamente, ovviamente, la cittadinanza, comitati e associazioni, alcune settimane fa avevano dato vita ad una grande manifestazione proprio in quelle zone, ripresa anche dalla nostra emittente internazionale online. Dunque, ora passiamo ad un altro caso che ci preoccupa. Teleiato, questa televisione All News, una televisione antimafia nota anche all'estero per questo grande lavoro che sta facendo, diretta da Pino Maniaci, che trasmette da parte Nico in provincia di Palermo, praticamente col l'avvento del digitale terrestre eh, questa televisione non potrà più trasmettere perché eh, non, ha, non avrà più le frequenze questo è a ah, dell'incredibile davvero per capire eh, che cosa sta succedendo in modo più dettagliato il sottoscritto è riuscito a raggiungere Giorgio Bongiovanni che è direttore della rivista Antimafia 2000 che come noi eh, collabora con Teleiato con Pino Magnaci appunto per l'informazione antimafia. Ricordo che Teleiato ogni settimana ci mette in onda il nostro approfondimento Pineta Oggi report. Vediamo dunque questo nostro servizio. Noi ci vediamo subito dopo. Ma Teleiato è una televisione comunitaria diretta da Pino Maniaci ed è un grande condottiero dell'antimafia. Eh, giornalista minacciato più volte sotto scorta perché fa delle denunce contro la mafia, contro le collusioni mafiose, corruzione, mafia politica, tutto del ter sul territorio. E Tereiato e, e vogliono chiuderla perché c'è una legge assurda che praticamente molto sinteticamente vogliono eh, queste frequenze che avevano diciamo eh, gratis, adesso le hanno messe in vendita e quindi chi imprenditori insomma il privato prende e compra le frequenze e quindi Teleiato che già vive <ride> praticamente con pochissimi mezzi, una conduzione familiare, senza finanziamenti, dovrebbero pagare un affitto di queste frequenze enorme. Quindi c'è una protesta in corso che si chiama Siamo tutti Teleiato e siamo tutti Pinomaniaci. E e quindi appoggiamo questa iniziativa, che perlomeno queste televisioni comunitarie che fanno un servizio sociale a fuori dello Stato. Che lo Stato tuteli perlomeno queste almeno queste frequenze di tutte quelle televisioni comunitarie che fanno un lavoro sul territorio a fuori della legalità. E quindi noi di Antimafia 2000 siamo stati ospiti più volte e cercheremo di andare avanti, di aiutare e di collaborare con questa, con questa emittente che ha tanto coraggio e tanta verità. Grazie dunque a Giorgio Bongiovanni. Prego, grazie a voi. La linea torna allo studio. Ecco, ritorniamo dallo studio. Dunque, grazie a Giorgio Bongiovanni, lo ritroveremo anche prossimamente. Vedremo anche eh, di metterci in contatto nei prossimi giorni anche con Pino Maniaci per capire sempre di più che cosa sta succedendo, un po' le volte della situazione per quanto riguarda eh, Teleiato. Non si riesce a capire perché queste televisioni eh, che svolgono un'informazione un davvero eh, eccezionale, eh, dettagliata, precisa, eh, dovrebbero essere supportate piuttosto che invece andargli a vendere le frequenze. Andargli a buttare via le frequenze. Una televisione che è stimata anche all'estero e qui invece noi li buttiamo via le frequenze. Chiudiamo qui questo uh, speciale. Buonasera.